Stasera iniziamo a conoscere i candidati di Palermo. Già qualche altra trasmissione abbiamo conosciuto dei giovani candidati che credono di portare avanti dei progetti nuovi, dei progetti consoni alla nostra città, con la speranza che realmente si possa fare. Allora, oggi lo abbiamo già visto presso i nostri studi, presso la nostra TV, Vincenzo Botta, che è lui candidato alla quinta circoscrizione per quanto riguarda il comune di Palermo. Benvenuto ancora una volta. Grazie. E quindi dico, allora ho fatto bene, è stata una bella terapia l'intervista con noi. Sì, come prima volta devo dire che ho riscosso un discreto successo. Ma di questo, guarda, ne sono contenta, perché il successo per i giovani, devo dire che è il buon biglietto da visita per poter partire e poter fare ciò che veramente una desidera e ciò che è quello che vuole il nostro popolo palermitano. Allora, abbiamo detto che tu sei un ingegnere. Esatto, mi occupo di ingegneria informatica. Intanto diciamo cosa fanno professionalmente. Esatto, sono un ingegnere informatico, lavoro a scuola, quindi nella pubblica amministrazione, quindi ho già a che fare con la macchina burocratica, e nella scuola siamo riusciti ad avvicinare le famiglie. Bravi. Di tutti i ceti, quindi, perché ormai gli smartphone sono all'ordine del giorno, tutto deve mancare tranne lo smartphone, e siamo riusciti ad avvicinare le famiglie alla scuola, e quindi siamo in grado in tempo reale a scuola, con un sistema informatizzato, di dare la possibilità di sapere quando i ragazzi sono a scuola, se non sono entrati, i voti in tempo reale, cosa abbiamo spiegato in classe. C'è una spia in sostanza, cioè, però positiva, nel senso che è bello vedere. Certo, diciamo, ma impediamo ai cittadini anche di perdere tempo. Un genitore che va a lavorare, si deve prendere la pagella del proprio figlio, si collega tramite il sito, scarica la pagella oppure vede se tuo figlio è già andato a scuola o no. Quindi si vede che da tanto tempo che non frequento più la scuola, perché dico, questo servizio, questa nuova tecnologia, devo dire che è fantastica. Sì, abbiamo sfruttato una serie di fondi PON che sono dedicati per il MIUR, per quanto riguarda, diciamo, la pubblica istruzione, e io mi sono occupato specificatamente di informatizzare e quindi di creare questo registro elettronico che viene sfruttato a pieno regime a scuola. E questa stessa cosa la vorrei amplificare nella macchina comunale, perché scendendo in giro con Nadia, sì, ci siamo accorti che i cittadini, quando hanno un problema, non sanno come arrivare alla l'amministrazione. Esatto. Quindi come fare? Allora, a questo punto, io che ho sempre demandato ad altri, diciamo, votando, perché ancora sono un normale cittadino, un professionista, ma mi sono reso conto che si potrebbero sfruttare queste stesse competenze nella circoscrizione, che è secondo me l'anello di congiunzione con il comune, e quindi, per esempio, sfruttando i bandi PON, creare delle app per tutte le circoscrizioni, non soltanto per la mia, in maniera tale che ogni utente viene geolocalizzato dove si trova e subito sa chi è il suo consigliere di circoscrizione, gli dice immediatamente qual è la problematica che ha riscontrato nella circoscrizione, nel quartiere specifico, e automaticamente questo messaggio arriva anche al presidente, cioè io, nel senso, certo, che si prenderà carico di chiedere al consigliere se ha risolto il problema, oppure andare a verificare di persona, perché io sono dell'idea che l'amministrazione deve essere vicina al cittadino, deve essere presente, perché noi siamo dei dipendenti dei cittadini. Bella questa parola, dei dipendenti del cittadino, questo è vero. Sì, perché dovete stare, poi siete al servizio del cittadino, quando il cittadino realmente, esatto. Devo dire che però il bisogno lo abbiamo un po' tutti quanti, quindi. E allora, quindi questa è una delle idee, dico, questa idea alla candidatura con con Nadia Spallitta, che è una, diciamo, sindaco di Palermo, Nadia Spallitta, sì. Che io ho conosciuto proprio perché, per la sua presenza nel territorio da cittadino, avendo avuto delle problematiche nel territorio, è l'unica consigliera che ci ha ascoltato e che ha risolto dei problemi nel quartiere, è stata lei, venendo lì sul luogo. Quindi mi ha dimostrato che l'amministrazione, quando funziona e quando è presente nel territorio, si risolvono i problemi.
avendo certo, avuto un muro di gomma certo. da parte di terze figure, certo. perché noi avevamo una serie di spazzicidi amianto dove ci giocavano i bambini, un canile abusivo nella zona dove noi viviamo, quindi creando una serie di difficoltà anche nell'ambiente in cui viviamo, cassonetti diverti, immondizia buttata così proprio perché, e quindi lei è stata presente, ci ha aiutato, abbiamo smaltito un po' di questi rifiuti tramite l'aiuto di Nadia e qui è nata questa piccola sinergia. Quindi questa sinergia che ti ha portato alla decisione, diciamo, di candidarti, hai avuto delle esperienze precedentemente per quanto riguarda... Non ho mai fatto politica, sono un professionista che vuole mettere a disposizione dei cittadini le proprie competenze, perché ritengo che nell'amministrazione comunale si è finita l'era dei politici di mestiere, ma ci vogliono delle persone competenti in ogni ambito. E preparate. E ha con voglia di fare, perché dobbiamo sfruttare il nostro territorio, dobbiamo ricreare quel volano che produce sicurezza, lavoro. Da dove viene questo? Viene da una circoscrizione pulita, un sistema di il traffico che sia scorrevole, quindi con dei miglioramenti che adesso magari vi dico, che permetta quindi ai cittadini di potersi muovere liberamente e di poter fare attività nel proprio territorio, quindi dando possibilità anche ai piccoli commercianti di avere la possibilità di lavorare ancora in maniera più fattiva, perché è più facile raggiungerli. In questa maniera si ricrea quel volano, quindi, e dà la possibilità quindi di creare anche delle start-up nuove con dei giovani, recuperando nel territorio quei terreni fabbricati, tolti alla mafia per esempio, aiutando quindi i giovani a investire e non più ad andare via da Palermo, perché abbiamo tante professionalità questo a Palermo. È un problema, purtroppo questo è un problema, perché molti giovani si stanno allontanando dalla propria famiglia, dalla propria casa, e a quel punto tu cos'è che devi dire a questi ragazzi? Non andate via, purtroppo devono spostarsi, perché qua non ti danno la possibilità di poter trovare un lavoro, perché qui in Sicilia è una cosa, devo dire, nazionale, mondiale, ma principalmente la nostra Sicilia è quella che piange maggiormente, e piangono i giovani tra l'altro, perché il lavoro non c'è. Allora, io nel mio piccolo lavoro a scuola, lo ripeto, per esempio come scuola abbiamo la possibilità, abbiamo utilizzato i tetti della nostra scuola per mettere i pannelli fotovoltaici. Abbiamo utilizzato quindi l'energia pulita, facciamo circa 4 volte il nostro fabbisogno durante l'anno, quindi potremmo vendere anche energia, impatto ambientale zero, proprio perché i tetti ci sono e lì rimangono. E cosa facciamo in questa maniera? Risparmiamo energia elettrica, inquiniamo di meno. Abbiamo bisogno del progettista che va a progettare sui tetti. Esatto. Quindi parliamo di comune, quindi stiamo parlando di tutte le scuole comunali di Palermo. Abbiamo bisogno del carpentiere che ci faccia l'alluminio, abbiamo bisogno dell'operaio, e quindi sì, creiamo volano, creiamo lavoro. E con un piccolo investimento. Queste professioni si trovano, queste persone che fanno questo lavoro si trovano, perché sai, delle volte ci sono dei problemi a trovare. Per esempio, io non riesco più a trovare, per esempio, un calzolaio, la butto così. Quindi ci sono proprio perché sono stati costretti a scappare via. Nel programma di Nadia Spalitta c'è proprio questo investimento nel ripristinare tutte quelle piccole attività per dare, diciamo, di nuovo lustro alla nostra città, per dare lavoro ai giovani. Io ho avuto problemi a trovare chi mi aggiustava un letto, si era rotto e non trovo più il saldatore, bravo, un mestiere antico. Ci sono molti lavori, molte professioni che tanto tempo fa noi li trovavamo anche dietro l'angolo di casa, adesso non esistono più. Sì. Vai a rimettere in piedi questi lavori antichi, queste sono cose bellissime. Comunque siamo in un'altra era, comunque. Sì. Stiamo parlando in maniera diversa, è cambiato un po' tutto quanto. Senti, se Vincenzo Botta dovesse riuscire a vincere questa bella partita insieme a Nadia Spallitta, la prima cosa che tu faresti per la città di Palermo qual è? Allora, dunque, comincerei innanzitutto, la quinta circoscrizione è abbastanza vasta, abbiamo come punti di collegamento con la città, abbiamo il viale Leonardo da Vinci e il viale Michelangelo, che sono gli snodi che creano maggiore traffico.
Allora, innanzitutto questi semafori li vogliamo informatizzare, vogliamo mettere dei sensori che vengono a gestire e sanno capire se c'è traffico o meno e regolano il flusso, o quantomeno si riprogrammano nelle ore di maggiore flusso. Informatica, quindi vabbè, schede certo, madri, quindi flussi. Io non riesco a capire perché non abbiamo dei professionisti del settore che si occupano di queste problematiche. Questa è la prima cosa che faresti immediatamente. Altra cosa, sono accanto ai vigili urbani, quindi tramite l'aiuto di Nadia io sposo appieno il suo progetto di mettere nel territorio i vigili urbani per garantire, oltre che la viabilità, anche il controllo del territorio, perché ci lamentiamo che c'è immondizia buttata da tutte le parti. Il cittadino italiano e cittadino palermitano ha questo difetto, ha questo difetto, diciamo, che se non è controllato fa un po' come vuole. Invece, con la presenza sul territorio dei vigili urbani, oltre a garantire, diciamo, la viabilità, anche con la loro presenza anche nei mercatini, in maniera tale che ci sia un flusso decoroso in tal senso, quantomeno cerchiamo di limitare il problema immondizia. L'ultima, te ne faccio dire tre, dice, gira la ruota, te ne faccio dire tre. Il terzo progetto che vorresti mettere immediatamente qualora tu fossi eletto? Richiamo, diciamo, il punto da cui ho cominciato a chiacchierare era proprio quello di creare questa app utilizzando i PON europei, già ne ho parlato con Nadia, per avvicinare l'amministrazione, la circoscrizione al cittadino, in maniera tale che da raccogliere tutti i problemi della circoscrizione e cercare di risolverli. Perfetto. Dobbiamo dare risposte. Noi adesso abbiamo finito la tua intervista, adesso fai il tuo spot elettorale, guarda la telecamera e di al nostro popolo siciliano, palermitano più che altro, perché devono votarti. Dovete votare Vincenzo Botta perché è una persona, un professionista che ha voglia di fare. Non faccio questo, non ho bisogno di fare politica per vivere. È perché voglio mettere a frutto le mie competenze per migliorare la macchina comunale, per permettere appunto, migliorando la macchina comunale, di permettere ai cittadini di avere una città più pulita, con dei servizi più efficienti, e per aumentare quindi anche il turismo locale, che è volano per la nostra economia. Quando andranno a votare, andranno ai seggi, come dovranno fare? Dove devono mettere la crocetta? Spieghiamolo. Allora, la crocetta, il foglio è la scheda rosa. Sì. Nella scheda rosa devono votare il simbolo di Nadia Spallitta alla voce presidente e mettere Vincenzo Botta. Perfetto. Ho fatto male a fartelo dire? Benissimo. Completamente. Vincenzo Botta, che dire? In bocca al lupo. Credi. Grazie. Alla prossima.